I lavori sono già partiti, in parte sono già stati conclusi, è un intervento di riqualificazione complessiva di tutto l'edificio. L'edificio che ha le nostre spalle è un edificio storico e costruito all'inizio del Novecento e che da tempo richiedeva un intervento di ristrutturazione importante. Per poter fare i lavori abbiamo dovuto creare degli spazi volano, diciamo delle aule volano che sono già state finite, completate e consegnate alla scuola e abbiamo recuperato la palestrina nell'altro istituto, anche quello è uno spazio che verrà utilizzato come volano. E adesso sono partiti tutti i lavori che riguarderanno tutta la ristrutturazione della scuola, dalle facciate alle finestre, alle parti più storiche, alla scalinata iniziale con una ristrutturazione anche della tinteggiatura. Qual è la somma a disposizione e quando si termineranno i lavori? Qual è il Allora, la somma a disposizione è cronoprogramma? una somma importante, 11 milioni e mezzo di euro. I lavori dovranno finire secondo il cronoprogramma, il PNRR, nel marzo del 2026, dovranno essere rendicontati, quindi finiti nel 2025. Contiamo di arrivare assolutamente in tempo, anzi forse di anticipare un po' i Saranno tempi. realizzate diverse aule laboratorio anche per Sì, ingrandire la scuola? esatto, c'è tutto il recupero del seminterrato che recupererà tante aule. Queste verranno consegnate a novembre di quest'anno e questo ci consentirà poi di intervenire nei diversi piani dell'istituto successivamente. E poi queste aule rimarranno a disposizione della scuola una volta conclusi i lavori. Grazie. Grazie.